Momento di tensione e tragedia sfiorata giovedì scorso. Cos'è successo? Veramente è stato un miracolo che non sia avvenuta una tragedia vera e propria. Eravamo in riunione di giunta e sono stato avvisato da mia moglie che si stava avvicinando un signore con atteggiamento violento, con uno strumento che poteva uccidere, per un'aggressione nei miei confronti e nei confronti della giunta. Stavamo scendendo, è andato bene che è stata questione di attimi e successivamente sono arrivati i carabinieri e è la prima volta in 34 anni che vengo accompagnato a casa dai carabinieri. È una cosa che ha lasciato uno strascico di situazioni, di difficoltà, di espressione, di pensiero, il tutto dovuto, credo, anche a questa tensione che si è creata sul nostro territorio, tensione dovuta al fatto di essere stati considerati come il comune che più ha aumentato le tasse, e questo signore non aveva nient'altro che delle cartelle dell'Equitalia che risalivano a circa 10 anni fa, che nulla avevano a che vedere né con me né con la nostra amministrazione. L'uomo è stato calmato dai carabinieri o si è calmato da solo prima? Ma l'uomo si è calmato da solo, poi ha capito che era un attimo di pazzia, diciamo così, e quando sono poi arrivati i carabinieri si era allontanato, i carabinieri l'hanno poi incontrato e la situazione si è calmata, quindi anche nella giornata di ieri non ci sono state più delle manifestazioni. È scattata una denuncia nei confronti di questa persona? Assolutamente no, è dovuto al momento in cui stiamo vivendo, alla difficoltà che incontro la famiglia ad raggiungere la fine del mese, della settimana, e quindi sono momenti di estremo difficoltà per poter vivere del normale, e non abbiamo né sporgeremo assolutamente denuncia, anche perché è una persona che ho il piacere di conoscere ed è una persona con cui sono amico, e questo mi ha turbato ancora di più. Qualche settimana fa il gruppo di opposizione ha messo un gazebo in piazza Favria e ha distribuito dei volantini che parlavano delle tasse di Favria. Può essere stata anche questa una causa scatenante? Beh, questo sicuramente ha aiutato un po' il clima di tensione che normalmente è già presente, e ha creato sicuramente tensione maggiore rispetto a quello che c'è. Ma io voglio ancora aggiungere un altro fatto che è avvenuto solo pochi giorni fa, dove grazie alla presenza di un assessore è riuscito a fermare e a tranquillizzare uno straniero che con parole, con aggressioni verbali e non, cercava di contestare l'operato di un dipendente, sempre riguardo le tasse e i costi eccessivi che noi avremmo sul nostro territorio. Periodo di crisi, a fianco alla Caritas anche Favria Giovane cerca di aiutare le famiglie che non riescono ad arrivare a fine mese. Come? Sì, l'associazione Favria Giovane, grazie ai propri volontari, distribuisce una volta al mese una busta alimentare dove appunto ci sono all'interno dei prodotti che vengono recuperati dal Banco Alimentare di Moncalieri. E, mentre durante la settimana, 3 volte a settimana, il lunedì, il mercoledì e il venerdì, vengono consegnati i prodotti freschi recuperati dall'ipermercato Il Gigante di Rivarolo. Questo è un piccolo aiuto che diamo appunto alle famiglie, che permette loro comunque di avere almeno i prodotti alimentari base per poter comunque campare in un certo senso durante il mese. Quante famiglie all'incirca si avvalgono di questi aiuti? Allora, le famiglie sono in aumento purtroppo, adesso ad oggi siamo a 200 famiglie residenti a Favia, preciso che appunto sono residenti, e noi diamo un aiuto a tutte le persone che portano il certificato ISA, il certificato di famiglia e la segnalazione dell'assistente sociale. 200 famiglie circa, su quanti nuclei familiari? Allora, a Favia attualmente abbiamo circa 2.300-2.500 famiglie.